Ecco, inspiro, sì. Ricevo. Evo, esperta di arti marziali che ci riporta nel magico mondo d'Oriente con i samurai e con il brano Ding Dong. Il principio vitale. Ricevi il principio vitale, pecora, mentre stai in prigione. Poi? Ledera, canta alto mare. E quindi sorrido, ciuto i muscoli del viso. Sorridi, pecora, che sei libera. Quando mi sveglio, la prima cosa che faccio è metto la bocca proprio a forma di sorriso. Il sorriso? Sì. Cerco sempre di assumere, e ti senti una deficiente. È una naturale conseguenza. Certo. E poi immagino di avere vicino a me una specie di corona. Verticalizzandosi. Verticalizzati, pecora. Sono re della mia vita. Diventiamo nello stesso tempo un re. Si verticalizza verso l'alto. È una regina. Io sono regina, sono re della mia vita, qualunque essa sia. Se facciamo questo. Se facciamo questo? Stiamo diventando madri di noi stessi. Con questa fatality. Insomma, t'ha steso e ha vinto, insomma. Leggendo decine e decine di libri sulla legge dell'attrazione, The Power, The Secret, Osho, li ho interiorizzati in questi anni, no? Essendo molto, so come dire, frizzante. Sì. Ha molto a che fare poi con le filosofie orientali. Sì, ma anche con quella napoletana. That's what the new age really is about, is people awakening to their own divinity. Do you think we are? Oh yeah. Libero in questo senso, ed è libero anche di trasformare l'uomo. Il mondo. L'uomo è libero di trasformare il mondo, capito? A bocca a bocca. E basta avere pensieri negativi. Essere nati in quest'epoca è un dono prezioso. Mamma mia, che non lo so. Pensate sempre cose positive, perché le cose positive il cielo le raccoglie e ve le rimanda. Cioè, sappiamo di cosa parliamo quando diciamo che crediamo o non crediamo. Dimmelo tu, dai, dimmelo tu. Chi? Dio? Il cielo raccoglie quell'informazione e vi arrivano altre cose negative. Qualcuno ha un'idea un po' concreta, esperienziale del mistero divino? Potresti tu portare in studio una Bibbia? Io portare in studio una Bibbia? No, la Bibbia la tengo sul mio comodino, sì. E ne faccio l'uso che voglio. Credere o non credere in questa cosa che in fondo non sappiamo nemmeno molto bene cosa sia? Siccome noi siamo fatti di energia e il cosmo è tutta energia. And you feel supported by just the universe. E lassù c'è una grande energia. Noi siamo l'universo. L'importante è che la tua energia che va verso l'universo sia positiva. Siamo una forma materiale dell'universo, ognuno di voi. It involves a force, not a personal God. Number two, it seems to all be centered in self. In other words, inner awareness, looking within ourselves. Perché poi andando all'universo ritorna. They think they found something that is all within themselves. What they need is help, not from some force, because a force is irrational. They need to know the God, the true God, the creator of the universe, who came as a man to die for our sins, Jesus Christ, who paid a debt we could never pay. Il Cristo, che anche se non crediamo fosse Dio, questo dipende dalla fede, ma certamente era uno abbastanza sapiente. Che mostro. È stato il cristianesimo a mettere al centro l'individuo, prima della comunità, tant'è che Rousseau dice che i cristiani non possono essere dei buoni cittadini. Capito? Rousseau, ragazzi, Rousseau era quello che mettono anche nel Movimento 5 Stelle, no? C'è un malato demente, tipo loro, che è stato scelto come filosofo e che diceva che noi abbiamo cambiato il mondo con la Rivoluzione Francese, che in realtà non è cambiato niente. Perché... E non lo possono essere, lo possono essere di fatto, ma non di diritto, perché per loro quel che conta è salvare l'anima, non la comunità. Cristiano. Vorrei parlare da studente, che io praticamente vivo tutti i giorni a scuola con ragazzi che vengono da nazionalità diverse e mi sento prima cittadino del mondo e poi italiano. Sono appena alzata, fai il saluto al sole. Sì. Basically, people in New Age philosophy think that man is a divine being. Basta cambiare forma di pensiero. What they mean is I'm getting in touch with God, but it's not the personal God of the Bible, but it's sort of the Star Wars force with the dark and the light side, or it's this whole universe, you know. Per me e per chi crede come me esiste, chiamiamolo Dio, Gesù, come volete voi, un'energia superiore. God is not personally, it's a force. Una grossa energia superiore. Sometimes it's called a life force, sometimes it's literally called the force, as it was in Star Wars. Esiste la fede vera in un'energia superiore pura e pulita. The whole New Age movement comes right out of Hindu Buddhist occultism. What is the basis for all of this information? I've never heard this before.
The teachings were brought forth from Tibet through Alice Bailey and Blavatsky by a member of the hierarchy whose name is D.K. Jwalkul. Pensa che finezza, questo si parla di gente di 5.000 anni fa, che ti diceva che il prana, ovvero l'energia... Sometimes it's believed to be prana, a Hindu term for a divine essence that permeates all of us. Quella specifica era l'energia del fulmine. Cioè questi hanno capito che erano gli elettroni. Erano fulminati. Senti, scusami tanto, ma l'energia per le palle, invece non ci avevano detto questa roba. L'energia per le palle si chiama apana. No, per sesso, tu pensi solo a quello. No, le palle nel senso del coraggio, ma un altro.